Bentornati su Flipper Mania. Questa volta parliamo del Flipper The Twilight Zone, ovvero il Flipper ai confini della realtà, il famoso telefilm degli anni 50, 60, eccetera, eccetera. Poi è stata fatta anche una seconda serie negli anni 80 e una terza serie molto di recente. Però ecco qui che parliamo del Flipper ufficiale di Twilight Zone, ispirato ovviamente agli episodi, quelli antichi, quelli antichi degli anni 50. E anche nel backglass, non so se avete visto l'immagine di copertina, c'è appunto il Rod Serling, ovvero il presentatore del telefilm originale in America, e anche scrittore e adattatore di molti degli episodi del telefilm. Adesso inseriamo due gettoni e partiamo. Allora, ci sono ovviamente frasi igializzate, parliamo con proprio la frase di Rod Serling che ci dice: c'è il che ci dice aprite questa porta con la chiave dell'immaginazione, proprio come nel telefilm. E c'è il bonus, abbiamo preso il bonus, niente, abbiamo perso. Abbiamo preso il bonus dell'autostoppista, in ricordo proprio di uno degli episodi più belli della serie, quello dell'autostoppista, che poi ricordiamo che ispirò anche un altro film molto bello degli anni 60 che si intitola Carnival of Souls, che è un film che non è mai arrivato in Italia. Magari andate a recuperarlo, che è molto bello, è un film horror un po' metafisico degli anni 60, molto molto bello. Allora, come vediamo, il tabellone è molto ricco di roba, ricchissimo di rampe, di oggetti, di suppellettili. C'è addirittura un orologio e c'è una macchina delle gomme da masticare, che però è riempita di palline. Spira la World, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare con questo netto. La rampa non l'abbiamo beccata bene. No, è andata giù proprio, mannaggia. Chiamo una botta per i piccazzi, una seconda pallina. Siamo andati piuttosto male con queste prime due palline. Vediamo cosa riusciamo. Niente. Oh, era già adesso. Niente, era anche questo è uno di quei flipper dove si può comprare il continue. Ma a noi non piace fare questo, quindi inseriamo altri due gettoni e andiamo a ricominciare una nuova partita. Oh, bella rampa, gumball. Siamo entrati nel pozzetto e c'è il Town Square Madness. Panico in piazza, non ricordo questo episodio del telefilm. Quello più simile che ricordo, i mostri di Maple Street, che era molto bello come episodio. Però non è quello. Questo panico in piazza non me lo vediamo. L'orologio è andato indietro nel tempo, come vediamo. L'orologio indica non so cosa, le modalità. Il bonus indica il bonus, l'orologio ovviamente. Oh, 10 milioni. The Camera, altro episodio mitico, quello della macchina fotografica che fotografava il futuro. Dead End ci sono schiantati contro il muro. I robottoni, che sorpresi da un altro film, però shoot the camera, no, devo sparare quel coso là, devo fare lo skill shot. Non è facile, ragazzi, perché ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Camera Award. Vediamo se ce la faccio a prendere un altro bonus della telecamera. No, è andato di sotto la pallina. 70 milioni per ora. Allora, terza e ultima pallina. Skill shot è riuscito. No, non è riuscito lo skill shot.
Razzetto, spara la rampa a sinistra. Allora, io immagino che per fare le voci di questo flipper abbiano in realtà chiamato un imitatore di Rod Serling, perché la voce è proprio la sua, però dice anche cose relative proprio al flipper, come devi fare tot punteggi, eccetera, eccetera. Vediamo se ci riesce a disparare. No, no, no! Ah, andrà giù a piombo! Mannaggia! Allora, facciamo una terza e ultima partita, perché il gioco se lo merita, che è molto bello questo gioco. 60, dobbiamo fare 90, mettiamo altri due gettoni dentro. Oh. Allora, alcuni mi hanno chiesto perché la maggior parte dei flipper, quelli più recenti, vogliono due gettoni. Semplice, perché in America i flipper andavano con i 25 centesimi. E quindi per fare una partita bisogna mettere dentro 50 centesimi, oppure due monetine da 25. Il tempo va in una sola direzione, ma tranne ai confini della realtà. Devo centrare il bersaglio centrale. You know Town Square Madness. Ma come vediamo, le modalità si accumulano anche, cioè mentre c'è una modalità in corso possiamo attivarne delle altre. Ci sono, possono essere più modalità contemporanee. E che è una cosa molto evoluta, infatti questo flipper è considerato come uno dei migliori flipper mai esistiti, uno dei migliori flipper esistenti sulla faccia della terra. No, sono le schede sotto. Proprio per la quantità di modalità, di rampe, di bersagli, cioè proprio, è poi molto vario, e soprattutto perché si possono attivare contemporaneamente più modalità. Oh, camera di nuovo, cerchiamo di beccare. No, no, no. Niente, stavolta la slot machine ci ha rifiutato la pallina. Milioni. Sono un po' concentrato adesso. Oh, c'era il... No. No, allora vediamo in alto a sinistra c'è un mini tavolo che si manovra con i magneti, cioè muovendo le racchette si manovrano i magneti e funziona un po' da telecinesi, diciamo, da cosa particolare. Allora, abbiamo finito anche questa terza partita. Questo è il bellissimo flipper Twilight Zone, il flipper ai confini della realtà, telefilm cult. Abbiamo fatto ben 111.000 punti, non male, 112 milioni di punti, non male assolutamente. Questa era Twilight Zone della se non erro della Bolli, della, di che casa era questa? Della Bolli? Sì, anno 1992, se non erro mi pare della Bolli del 92, potrei sbagliarmi, forse della Williams, no, mi pare che fosse della Bolli. Va bene, anche per questo episodio abbiamo finito, ci vediamo al prossimo episodio di Flipper Mania, ciao ragazzi!